Una nuova grande piscina a San Bartolo a Centoia e un nuovo parco Florenzi a Largo Ingrosso sono i due progetti che saranno realizzati grazie a 658.000 euro stanziati. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze aggiunge questi lavori ad altre quattro opere già previste. Si tratta di un ausilio al Comune per intervenire in tempi rapidi. I progetti finanziati dal PNRR dovranno essere conclusi entro dicembre 2026. Il sostegno arriva proprio per consentire di accelerare e non rischiare di perdere le risorse. In questo modo Comune di Firenze e Fondazione dimostrano che se si lavora insieme e si ha una visione strategica si possono portare dei vantaggi strutturali per il nostro territorio, le nostre famiglie, le nostre imprese e tutta la comunità. Rientra in una strategia di collaborazione con le istituzioni pubbliche, in questo caso la città di Firenze, su progetti che possono attivare a loro volta milioni di investimenti. Questi si aggiungono ai progetti che riguardavano l'educazione, che è un tema estremamente caro alla Fondazione. Questi sono progetti che riguardano l'ambiente, in quanto è una piscina, in quanto un parco. Riusciamo a accorciare i tempi, perché se i tempi non vengono rispettati, questi soldi e questi progetti e queste opere non possono essere fatti.